Salve, le posso fare una domanda? Velocissima, una velocissima. Va bene, ok, la ringrazio. Salve, le posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Ok, va bene. Vediamo se troviamo qualcuno disposto a farsi fare una domanda. Ma possiamo già partire magari da qualcuno di loro. Allora, questo, dai, partiamo da qua. Faccio una domanda, dai, per iniziare, per rompere il ghiaccio, ok. Sempre la prima. Ok, sei sempre la prima, ok. Come mai sei qua? Beh, sono qui ovviamente per manifestare i nostri diritti, no? Sì, ma quale differenza noti magari rispetto a qualche anno della presenza o comunque anche della partecipazione delle persone? Penso che sì, siano anche arrivate gente da lontano, c'è gente da Cosenza che sicuramente si è fatta tutti questi chilometri non per farsi una passeggiata, quindi significa che certamente è un qualcosa di sentito quello che oggi stiamo facendo. Soprattutto mi pare anche il discorso di non voler essere di fronte alla legge coppie di serie A, persone di serie A o di serie B, ma tutti uguali. Esattamente, sì. Cioè non esiste una differenza tra una coppia dello stesso sesso e una coppia tra due persone di sesso diverso. Dal punto di vista civile siamo uguali a tutte le altre persone. Paghiamo tasse, siamo cittadini sostanzialmente, non siamo dei sudditi. Quindi è giusto che ci comportiamo come tale e che rivendichiamo ovviamente i nostri diritti e non solo i nostri doveri. Perfetto, buona manifestazione, buon 23 gennaio 2016 anche a te. Grazie mille. Allora, perché è importante essere qui in questa piazza oggi a Catanzaro, il 23 gennaio 2016? È importantissimo, lo ritengo necessario perché finalmente dobbiamo parlare dei nostri bisogni e garantire e parlare dei nostri diritti, di quelli che ci spettano per tutti. Siamo una comunità generale che non è formata solo dai gay. Noi combattiamo contro l'omofobia, contro chi non ritiene uguale un'altra persona in generale. Si è sempre dibattuto che non sia tutte le persone abbiamo il diritto di avere dei diritti. Assolutamente, siccome si parla di uguaglianza, c'è differenza tra una famiglia formata da persone di sesso diverso o di persone dello stesso sesso? Ritengo assolutamente di no. Una famiglia è una comunità che sta insieme, che condivide delle situazioni di vita e che comunque dove c'è una persona che fa rispettare delle regole. Perfetto. Io ritengo che la famiglia tradizionale ormai è quella che ha creato più danni. Dove sono i casi di maltrattamento dei minori? Dove li abbiamo visti, signori? O di abbandono, o di mancata figura genitoriale, che è in generale una figura adeguata di riferimento. Io credo che la famiglia sia questa, dove si condividono, dove esiste l'amore, l'affetto, il rispetto e la condivisione di regole che sono alla base poi della democrazia. Perfetto, buona manifestazione e buon 23. Grazie, grazie. Posso fare una domanda? Veloce, veloce, velocissima. Lei lo sa che oggi qua c'è una manifestazione il 23 gennaio 2016 per l'uguaglianza, diciamo, dinanzi alla legge delle coppie formate da persone dello stesso sesso? Non sono d'accordo. Lei non è d'accordo? Come mai non è d'accordo? Perché non sono d'accordo? La famiglia deve essere composta una donna, un uomo, donna e figli. Va benissimo, io la ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Salve, le posso fare una domanda? Velocemente. Allora, lei lo sa che oggi c'è una manifestazione per l'uguaglianza dei diritti anche delle persone dello stesso sesso, c'è il DDL Cirinnà in questi giorni alla Camera. Cosa pensa di questa, diciamo, situazione, di questa diciamo, manifestazione nello specifico? Credo che sia una cosa giusta, siamo in democrazia, per cui credo che io non ho tabù da questo punto di vista, quindi sono d'accordissimo, assolutamente. Per l'uguaglianza giuridica di tutte le persone dinanzi alla legge? Assolutamente. Lei pensa che Catanzaro sia pronta eventualmente anche a sostenere le persone, i diritti? Ho molti dubbi da questo punto di vista, molti dubbi. E l'Italia secondo lei? Sì, probabilmente sì. Qui ho qualche dubbio. La ringrazio, buona prego, giornata. Arrivederci. Salve signora, le posso fare una domanda velocemente? Sa che oggi c'è una manifestazione qua per l'uguaglianza delle persone dello stesso sesso dinanzi alla legge, in questo caso si parla di DDL Cirinnà. Cosa ne pensa lei? Ma io penso che siamo liberi. E quindi si dovrebbe essere liberi anche dinanzi alla legge, l'uguaglianza? Sì, ognuno può fare quello che vuole, quello cui crede. Benissimo, la ringrazio e buona giornata. Grazie.
Salve, posso fare una domanda? Velocemente, non ti rubo più di un minuto. Oggi si sta manifestando in tutte le piazze italiane, anzi in 28, benissimo, per l'uguaglianza giuridica delle coppie dello stesso sesso. Si parla del DL Cirinnà, infatti, in questi giorni. Cosa ne pensi? Sono a favore. Sei a favore? Sì. Benissimo, volevo solo chiederti, secondo te l'Italia è pronta? No. Ah, l'Italia non è pronta? Nel sud Italia no. Ok, però tu sei a favore? Sì. Perfetto, ti ringrazio e buona giornata. Arrivederci. Allora, 23 gennaio 2016, siamo qui in piazza Prefettura a Catanzaro per manifestare per cosa? Per richiedere i diritti che hanno qualsiasi coppia. Cioè, e quindi... Non c'è differenza tra persone dello stesso, tra coppie formate da persone dello stesso sesso e da sesso differente? No, non c'è nessuna differenza. Tranne per la legge italiana. Certo, ovvio. E quindi siamo qui oggi anche per farci vedere, per i diritti, ma per farci vedere, farci conoscere dalle persone, perché le persone ci guardano con sospetto, con riluttanza, e quindi dobbiamo uscire fuori dal guscio. Questo vale anche per la questione del coming out. L'importante è essere se stessi dinanzi agli altri e non avere paura, sì, di vivere la propria vita. Anche i genitori devono imparare ad accettare i figli, a farli uscire fuori loro stessi in primo luogo. Quindi io ti auguro una buona giornata e soprattutto che prima o poi anche in Italia ci sia una legge che tuteli tutte le persone e ci sia veramente uguaglianza come si spera. Certo, e volevo salutare mia mamma perché mia mamma mi accetta e va bene così e questa cosa mi commuove. Allora salutiamo tutte le mamme, nello specifico sua mamma, ma ci auguriamo che tutti i genitori prima o poi abbraccino i propri figli indipendentemente dal sesso. Certo. Gay, lesbiche, transessuali, eterosessuali, genitori e figli sono tutti la stessa cosa. Certo, ciao a tutti, manifestiamo oggi. Manifestiamo, manifestiamo, manifestiamo. Per l'uguaglianza dei diritti di tutte le persone. Sì, per l'uguaglianza dei diritti di tutte le persone. Come dico sempre a tutti quanti, l'uguaglianza non è qualcosa che si dovrebbe, per la quale si dovrebbe lottare, perché in realtà dovrebbe essere una cosa innata, purtroppo non è sempre così. I diritti civili non dovrebbero essere successivi a una battaglia, purtroppo invece in Italia in questo momento è così, quindi lottiamo per i diritti civili di ogni persona, perché amare, poter avere una famiglia è un diritto innato di tutti noi e non deve essere negato a nessuno solo perché si è diversi per i canoni più usuali, ma diversi da chi? Posso fare una piccola premessa, in questa piazza oggi ci sono eterosessuali, omosessuali, lesbiche, transgender, ci sono persone di tutte le categorie, i diritti sono di tutti, diciamolo, e oggi sono attaccati quelli delle persone che vorrebbero formare una famiglia sotto il piano giuridico e non lo sono, una volta erano attaccati ad esempio le persone di colore, ci sono state le battaglie delle femministe per il diritto alla donna ad avere un voto, o anche la questione del divorzio, parliamoci chiaro, il diritto che oggi interessa una minoranza, per così dire, che poi minoranza non è, può interessare chiunque. Può e deve interessare chiunque, non solo gli omoaffettivi devono manifestare oggi, perché questo non è, non è una cosa che riguarda solo loro, allora a questo punto tutti quelli che fanno parte di un'associazione devono essere per forza nel modo di quell'associazione, io sono di Catanzaro, sono la tesoriera dell'Arcigay di Catanzaro. Diciamolo, come si chiama? Arcigay Fenice Catanzaro. Quando siamo usciti sui giornali perché ci siamo costituiti, abbiamo fatto scalpore perché quest'anno il presidente ed io siamo due eterosessuali e hanno detto: ma come? Non sono cose che vi riguardano, ci riguardano, perché essere civili, essere persone intelligenti è una cosa che riguarda tutti e bisogna tutti scendere in piazza, perché riguarda noi, i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle, siamo noi gli esseri umani, siamo noi il popolo italiano e dobbiamo avere la forza e il coraggio di lottare per i diritti di tutti. Perfetto, io ti ringrazio della tua testimonianza, ti auguro buona manifestazione e soprattutto a questo punto che persone, indipendentemente dal loro sentire, vengano a Catanzaro nella vostra associazione a farsi avanti. A farsi avanti, vi aspettiamo, venite, avvicinatevi, non solo chi è omoaffettivo, tutti quelli che sentono il bisogno di dire io ci sono e sono per la parità dei diritti.
Grazie a tutti, andiamo avanti. Salve, buongiorno, le posso fare una domanda velocemente? Oggi c'è una manifestazione qui a Pescia Prefettura, ma in tutta Italia per... Benissimo, cosa ne pensa? Ma ritengo che i problemi dell'Italia oggi siano altri, molto più gravi. Che Rifondazione, io sono un vecchio, votavo per il PC. Sì? E ritengo che occuparsi di, non so, dei lavoratori, dei disoccupati sia più, come dire, più gratificante e anche come, più... Le faccio però una domanda velocissima. Diciamo che i cittadini allora in questo caso non sono tutti uguali dinanzi alla legge, in quanto ci sono cittadini che pagano le tasse e vedono riconosciuti i propri diritti e altri che invece pagano le tasse e non vedono riconosciuti i propri diritti, come per esempio, non so, il diritto di successione, il diritto di assistenza in ospedale. Non giochiamo con... Non facciamo tutti questi cavilli, non è così. Non... Quindi siamo tutti uguali dinanzi alla legge a parole? Ci sono le leggi, Bene. Alcune molto sono sbagliate, molte sono ingiuste, okay. Però non giochiamo con facciamo i cavilli, mi sono spiegato. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Prego, arrivederci. Salve, vi posso fare una domanda? Velocemente. Ok, oggi è il 23 gennaio 2016 e in 100 piazze italiane ci sta una manifestazione per l'uguaglianza delle persone dello stesso sesso di fronte alla legge per quanto riguarda soprattutto le unioni civili. Cosa ne pensate voi? Io sono a favore delle unioni civili, ma no alle adozioni. Perché... Ok, tu pensi che l'Italia sia pronta per quanto riguarda appunto la promulgazione di una legge a favore delle unioni civili? No, ancora no, perché con problemi molto più gravi credo che lo Stato si debba interessare ad altre cose. Ho capito. Tu cosa ne pensi? Io sono d'accordo sia per le adozioni sia per le unioni, perché bene o male siamo persone tutte uguali e non vedo come una persona che voglia adottare un figlio... Un figlio può crescere allo stesso modo avendo due persone dello stesso sesso. Sì, però un bambino deve avere un padre e una madre, secondo me. Ma adesso ti faccio un'altra domanda. Indipendentemente dalla questione se sono due persone dello stesso sesso o differente sesso, a livello giuridico, io parlo di uguaglianza dinanzi alla legge, siccome ci sono cittadini che pagano le tasse e sono magari eterosessuali, altri sono omosessuali, però ad esempio per quanto riguarda la reversibilità della pensione, per quanto riguarda i permessi di congedo matrimoniale, non hanno gli stessi diritti? No, vabbè, su questo credo che debbano avere gli stessi diritti dal punto di vista giuridico. Perfetto, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento. Arrivederci. Allora, siamo qui a Piazza Prefettura, a Catanzaro, siamo in compagnia di Marco, che fa parte di quale associazione? Io faccio parte di Aven Italia, praticamente siamo la comunità di asessuali italiani. Ok, cosa vuol dire? La sessualità praticamente è il non provare attrazione sessuale verso nessun sesso, verso nessuna persona, però si può provare attrazione affettiva, romantica, cioè si può innamorare, semplicemente non ci interessa l'atto sessuale. Questa mia presenza qui a Catanzaro in Piazza Prefettura oggi sta a significare che tutti dobbiamo combattere per i diritti, anche se non ci riguardano direttamente o non ci possono riguardare direttamente, bisogna combattere per questo. La comunità asessuale è entrata anche a far parte della comunità LGBTQIA e noi siamo sparsi in varie parti d'Italia e sosteniamo questa iniziativa perché è il momento, come dice questo cartello, che l'Italia si deve svegliare. Ed è arrivato il momento. Ci sia una legislazione su un vuoto normativo che pregiudica la vita di molte persone. Grazie. Perfetto, buona manifestazione e speriamo che prima o poi in Italia, magari anche più presto, ci sia una legge che equipari tutte le coppie, indipendentemente dall'orientamento sessuale dinanzi alla legge. Basta etichette, ma solo diritti per tutti. Salve, le posso fare una domanda velocemente? Oggi c'è una manifestazione in tutta Italia che è quella appunto dell'uguaglianza, si chiama Svegli Italia. Cosa pensa lei? Che cosa? Allora, della parità delle persone dello stesso sesso dinanzi alla legge, nello specifico si parla di DDL Cirinnà e quindi di uguaglianza sotto il profilo giuridico. Io sono d'accordo sulla necessità che un non bambino non possa, diciamo, perdere la paternità e in modo particolare l'affettività di un gruppo che può essere chiamato famiglia, perché adesso nell'attuale società, anche in altri stati, si vede che questo concetto della famiglia
è allargato e quindi è accettabile, da parte mia non ci sono problemi. Basta naturalmente che ci sia la salvaguardia di questo bambino, che è un futuro, quindi una speranza per tutti noi, in modo particolare in questa situazione che vede gli italiani sempre fare meno figli e quindi in prospettiva è la società che si va a invecchiare. Certo. E quindi è bene che si vada ad affrontare questo problema con un argomento molto serio, che viene ad essere, diciamo, lasciato tutte queste cose che effettivamente fanno parte del Medioevo. La società si evolve in tutto il mondo, in modo particolare in Europa, dalla quale noi dobbiamo prendere pure, diciamo, riferimento e essere convinti di fare la nostra parte. Grazie mille, buona giornata. A lei. Buongiorno. Oggi ci sono delle manifestazioni in tutta Italia, queste manifestazioni si chiamano appunto Sveglia Italia. Che significa? Che significa? Lei lo spiego subito. Praticamente sa che esistono persone formate da coppie dello stesso sesso? Coppie dello stesso sesso, invece di essere uomo o donna sono per esempio due donne. Ah, come diventa la versione di questa progettura di oggi? Insomma, mi chiamano gay. Bravissimo, esatto. Non è che sono tanta aggiornato. Vabbè, ma c'è l'evoluzione, si ci può aggiornare. Gliela informo io. Sbagliato questa qua. Lei dice che è una cosa sbagliata. Per me sì, perché a tale persona stanno facendo tante pubblicità. Sì. Che i gay, diciamo così, si pone ad attenzione i bambini, i guaglioni. E che scatola, insomma, dove stiamo arrivando su questo qua? Sì, ma in un mondo critico, che noi chiamiamo, mi basta le scimo, o mi cane scimo, non mascolo e non femmini. Oh no, non so se mi spiego. Sì, spiego. Io diciamo, parlo insomma della mia ignoranza, voglio dire. Ecco, ho le giuste, io come voglia. Una regione parlando francamente, due regioni si pigliano, diciamo, noi guaglioni, si adottano. Ma che discorso so che hanno? Non so se mi spiego, è un discorso sbagliato, signore mio. Dovete dire ai governatori, giusto, un cambiano posizione di vivere. Un mascolo è mascolo, la femmina è femmina, non so se mi spiego. Va benissimo. Va bene, signore. La ringrazio e buona giornata. Ecco, anche a lei, arrivederci, salve. L'uguaglianza dinanzi alla legge di tutte le persone è importante? Certo, assolutamente sì, perché tutte le coppie hanno bisogno di avere gli uguali diritti e gli uguali doveri che hanno le stesse coppie etero. Chi paga le tasse, gay, lesbica, transgender che sia, è giusto che abbia lo stesso trattamento dinanzi alla legge? Quindi, ad esempio, se si parla di matrimonio o comunque di unione, come in questo caso, che si difende il diritto al DDL Cirinnà di essere approvato, tu pensi che anche in Italia sia giusto dare questa possibilità a tutti? Sì, assolutamente sì, sia coppie omosessuali che eterosessuali devono avere gli stessi diritti per quanto concerne il matrimonio. Perfetto, ti ringrazio, buona manifestazione. Grazie mille, ciao. Salve, le posso fare una domanda? Velocemente, non le rubo più di un minuto. Lo sa che in questo momento in tutta Italia, oggi 23 gennaio 2016, ci sono le piazze piene di persone che con questo motto Sveglia Italia manifestano per l'uguaglianza dei diritti di tutte le persone dinanzi alla legge. Cosa ne pensa? È che tutti sono liberi di manifestare per quello che vogliono. Ma lei, per lei è giusto avere una legge che tuteli le coppie formate da persone dello stesso sesso e quindi permetta loro di avere gli stessi diritti? Sì, penso che sia giusto, anche se io non lo condivido apertamente, però penso che sia giusto, è un diritto delle persone comunque. Perfetto, io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Anche a lei, buon lavoro. Volevo sapere, secondo lei l'uguaglianza giuridica di tutte le persone dinanzi alla legge, in questo caso delle coppie formate da persone dello stesso sesso, sarà possibile in Italia prima o poi? Stanno insieme, c'è bisogno di andare alla chiesa, si sposo. Stanno insieme. Hanno un triangolo, come dice Renato Zero. Renato Zero che fa? Un triangolo canta. Perfetto, io la ringrazio e le auguro una buona giornata. 23 gennaio 2016, siamo qua in Piazza Prefettura per manifestare appunto l'uguaglianza delle coppie indipendentemente dal sesso dinanzi alla legge. Si chiama Svegli Italia la manifestazione, lei cosa ne pensa? Penso che è una buona idea. A me, io sono per gli uomini affettivi, li sostengo perché deve essere civili. Siamo in democrazia e deve essere... Perfetto, io la ringrazio e le auguro una buona manifestazione. Grazie.
Salve, vi posso fare una domanda? Sì, come no. Benissimo. Allora, oggi il 23 gennaio 2016 e in tutte le piazze italiane, anzi veramente sarebbero 100 piazze, si manifesta con questo motto: Svegliati Italia, per l'uguaglianza di tutte le coppie dinanzi alla legge. Cosa ne pensa? Credo che è giustissimo e credo che ci dobbiamo svegliare, soprattutto a Catanzaro, è una città piena di pregiudizi, sì. E non è giusto, perché le persone vanno rispettate tutte, perché la diversità è un valore, non è qualcosa che deve penalizzare. Quindi io sono a favore e sono qui per essere con voi. Grazie, buona manifestazione. Ciao. Ciao. Uguaglianza giuridica dinanzi alla legge di tutte le persone, cosa ne pensate? Che ognuno è libero di amare chi vuole, di scegliere quello che è meglio per lui e che nessuno può giudicarlo. Perfetto, io ti auguro una buona giornata, buona manifestazione se decidi di partecipare, grazie. Grazie, anche a voi. Siamo in compagnia di Marco Marchese, che fa parte del comitato direttivo della Certi Diritti, e anche Certi Diritti Calabria ovviamente, oltre che segretario della FISAC CGL Lamezia Catanzaro, appunto qui a Catanzaro. Sei qui oggi insieme a noi il 23 gennaio 2016 per la manifestazione che c'è in 100 piazze italiane, Svegliati Italia. Cosa ne pensi? E beh, dovevamo esserci insieme alle altre 100 piazze italiane, perché oggi, come dicono i cartelli, sono alla sveglia dei diritti, è passato troppo tempo, siamo gli ultimi in Europa e bisogna sostenere il DDL Cirinnà, anche se il DDL Cirinnà non è propriamente quello che la comunità LGBTI chiede, perché l'istanza è quella del matrimonio egualitario, è un primo passo, va sostenuto e andrà poi dopo, e poi la lotta sicuramente in futuro continuerà. Perfetto, buona manifestazione, buon 23 gennaio 2016, ciao. Grazie, ciao, buona manifestazione. 23 gennaio 2016, in 100 piazze italiane, questa manifestazione che si chiama Svegliati Italia, cosa ne pensi? Che non bisogna parlare dei diritti civili senza vergogna, perché in Italia c'è, su alcuni argomenti c'è un tabù, c'è c'è prudenza, c'è una paura di disturbare, di fare rumore, ci sono argomenti che vengono trattati con coraggio, altri invece che vengono sussurrati come se si disturbasse qualcuno, ma qua noi non siamo contro nessuno, noi siamo per la tutela, e non solo la tutela passiva, ma per la promozione di diritti, non contro qualcuno, questo che non si è capito. Quindi ben vengano anche le provocazioni gioiose, colorate come oggi, se servono a fare capire che in questo paese i diritti fanno parte il concetto di diritto va inteso a 360 gradi, non è che ci sono. Allora, se dobbiamo scendere in piazza per i diritti degli animali, scendiamo, per i diritti dello sport. I diritti sono i diritti di tutti, o no? Uguaglianza giuridica dinanzi alla legge di tutte le persone, indipendentemente dal sesso, razza, religione, orientamento politico. L'articolo 29 della Costituzione, ma anche il 3, lo dice. Quindi oggi siamo qui in questa piazza per i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma anche per la tutela anche delle persone transgender, di tutti. Un domani si potrà essere in piazza per altri diritti. Comunque in Italia, purtroppo, ancora oggi ci sono delle disparità. Sì, ci sono delle disparità, proprio ritengo per quello che dicevo prima. Ci sono non si vogliono disturbare determinate caste, determinate lobby, che di facciata fanno passare, trasformano un messaggio che è un messaggio di pace, di speranza, di gioia, come un messaggio che mina le radici della società, che mina non so che cosa, non mina niente. È una difesa, ma è anche una promozione, chiaramente con gli strumenti che sono gli strumenti che ci dà la Costituzione, la partecipazione, il diritto, il coinvolgimento della gente, le iniziative legislative e così via. Perfetto, buona manifestazione e speriamo che qualcosa cambi. Grazie e buon lavoro. Scusi, le posso fare una domanda? Oggi in 100 piazze italiane c'è una manifestazione che si chiama Svegliati Italia per appunto promuovere l'uguaglianza giuridica di tutte le coppie dinanzi alla legge. Cosa ne pensa? Ma sono diritti che si potrebbe parlare a lungo, però ci sono dei pro e dei contri. Io sono del parere che sull'affidamento specialmente bisogna che un piccolo deve avere sia il padre che la mamma su questo argomento, poi per il resto se ne può parlare in vari modi. La ringrazio, buona giornata. Grazie pure a lei.
Siamo qui a Catanzaro, a Piazza Prefettura, il 23 gennaio 2016, e in 100 piazze italiane c'è questa manifestazione che si chiama Svegliati Italia. Tu cosa ne pensi? Penso che sia arrivata anche troppo tardi, cioè siamo nel 2016 e ancora non riusciamo a capire che la questione della laicità dello Stato deve consentire l'estensione di diritti appartenenti alla totalità dei cittadini italiani anche alle coppie omosessuali. Qua si mette in discussione la pratica della step child adoption, che senza sarebbe solamente fare di più, fare più male al bambino, ovvero impedire al genitore della coppia omosessuale, non padre o non madre del bambino, di per esempio vederlo in ospedale, che è considerato come un estraneo negli occhi del bambino. E sinceramente trovo davvero stupido, pur da non omosessuale, non concedere diritti di giustizia che sono naturali in tantissimi altri paesi a coppie omosessuali in quanto tale, per una falsa moralità italiana. Buona manifestazione e buon proseguimento. Grazie mille al servizio. Perché è importante essere qua oggi? È importante essere qua oggi perché innanzitutto è la prima volta che a Catanzaro succede una cosa del genere, ed è importante che la città si apra finalmente al confronto, e uno dei modi migliori per farlo è proprio questo. Inoltre io penso che il matrimonio sia un diritto inalienabile dell'essere umano e non un privilegio eterosessuale, di conseguenza avere dei determinati diritti che siano riconosciuti è fondamentale a questo punto, anche perché siamo nel 2016, ragazzi, era un attimino di svegliarsi. Grazie mille, buona manifestazione. Grazie. Perché è importante essere oggi qua in piazza Prefettura a manifestare? Il 23 gennaio 2016, come in tutte le altre 100 piazze. Perché è giusto che tutti abbiamo gli stessi diritti, come io posso amare chi voglio, anche tutti gli altri sono liberi di farlo. Non è corretto che una persona, solo perché ama qualcuno dello stesso sesso, debba essere discriminata, non debba avere lo stesso diritto che ho io, di anche legale in tutto. È giusto, quindi è giusto che tutti veniamo qui a manifestare. Speravo ci fosse più gente, ma purtroppo... Si inizia dalle piccole cose. Buona manifestazione. Grazie, anche a voi. Ciao, ti posso fare una domanda? Velocemente. Oggi è il 23 gennaio 2016 e in 100 piazze italiane si manifesta l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, soprattutto delle coppie dello stesso sesso. Si chiama Svegliati Italia. Cosa ne pensi? Io penso che le unioni civili siano un diritto per tutti, sia per gli eterosessuali sia per gli omosessuali. Ecco, quello che io penso è che comunque non sono d'accordo parzialmente sull'adozione, e sull'adozione sì, ma non sull'utero in affitto, sulle madri surrogate. Perfetto, ti ringrazio, buon proseguimento. Grazie. Ciao. Oggi è il 23 gennaio 2016, siamo qua a Piazza Prefettura a Catanzaro. 100 piazze manifestano nello stesso momento l'uguaglianza. Si chiama Svegliati Italia la manifestazione. Tu cosa ne pensi? Penso che sia una cosa giustissima, in quanto soprattutto i giovani devono poter esprimere il proprio parere riguardo le coppie di fatto, o comunque l'essere omosessuale in generale, perché infatti abbiamo chiesto a diverse persone, soprattutto adulti, ed erano, alcuni non volevano rispondere, altri invece rispondevano male, la mettevano dal punto di vista cattolico, pur sapendo che l'Italia è uno stato di tipo laico. Certo. Quindi tu pensi che questo DDL Cirinna, al momento in discussione alla Camera, possa comunque risolvere parzialmente dei problemi, perché comunque si parla di uguaglianza a livello di matrimonio civile? Sì, secondo me sì, praticamente. Cioè, sarebbe giustissimo che l'Italia avesse il matrimonio civile per le coppie di fatto, soprattutto per proteggere i loro diritti in quanto persona, perché se non sbaglio l'unico articolo che tutela, diciamo, le coppie di fatto è l'articolo 2 della Costituzione, o il 5. Allora, l'articolo 3 e il 29. Sì, l'articolo 3. Quindi potremmo fare di più, diciamo, come stato. Perfetto, buona manifestazione, buona giornata. Sì, anche a lei. Ciao. Allora, siamo qua a Piazza Prefettura a Catanzaro, è il 23 gennaio 2016 e in 100 piazze italiane, come anche in questa, c'è questa manifestazione che si chiama Svegliati Italia, per promuovere l'equiparazione giuridica delle persone formate da coppie dello stesso sesso dinanzi alla legge, come il DDL Cirinna in questo momento alla Camera. Cosa ne pensi tu, da CGIL? Beh, la CGIL intanto è tra le protagoniste di questa iniziativa, pensa naturalmente il sindacato italiano, pensa che sia l'ora appunto per l'Italia di far suonare questa benedetta sveglia, soprattutto quando si tratta della libertà delle persone di esercitare dei diritti sociali e dei diritti che appartengono appunto alla persona stessa.
ed è ancora impensabile che si discuta in questo paese nei termini in quali si sta discutendo rispetto ad una mediazione che la politica ha comunque raggiunto, è un passo avanti che ha fatto rispetto all'unione dei fatti, di smontare e di tornare indietro. Una delle prime promesse di questo governo era che sulle unioni civili avrebbe dato una risposta che non chiede tanto la politica ma che chiede il paese. Siamo un paese che ha maturato l'idea appunto che non è possibile che il destino delle persone sia in mano semplicemente ad una maggioranza che si ritiene appunto l'unica privilegiata nel poter esercitare alcuni diritti. I diritti valgono per tutti, i diritti sono appunto delle cose che vanno rispettate soprattutto per chi è più debole, per chi non li avrebbe quei diritti, e noi chiediamo che vengano applicati, chiediamo che il DDL Cirinnà venga approvato alla Camera e nei passaggi parlamentari, perché è ora appunto di svegliarsi su questo tema. Mi fa piacere ricordare solo una cosa prima di chiudere, che comunque la CGIL Catanzaro Lamezia ha l'osservatorio sulle politiche di genere e discriminazioni, come ci sono altre, come anche diciamo in Italia, ma soprattutto che esiste questo strumento qui a Catanzaro Lamezia, quindi chi ne avesse bisogno può rivolgersi alla CGIL di Catanzaro Lamezia per farvi ricorso. Sì, assolutamente, anche perché noi dal nostro punto di vista e dal nostro osservatorio diciamo che quando c'è una discriminazione nella società, quella discriminazione entra anche nel posto di lavoro ed entra nella realizzazione di quella che è la propria persona dal punto di vista sociale dentro i luoghi di lavoro, e quella di discriminazione appunto colpisce anche contrattualmente quei lavoratori, e noi non possiamo tollerarlo perché abbiamo l'idea che appunto i diritti sono universali. La CGIL sta lanciando una carta dei diritti universali per tutti i lavoratori e in quel tracciato ci muoviamo appunto. Perfetto, grazie a Giuseppe Valentino, buona manifestazione. Grazie a voi, ciao, buon lavoro. Mamma mia, tu quando dici queste cose, wow, sei l'unico, il brivido, è vero, che sei preciso, cioè sei preciso. Ah, io lo amo. Salve signora, le posso fare una domanda? Oggi siamo qui a Catanzaro, a Piazza Prefettura, per manifestare l'uguaglianza di tutte le persone dinanzi alla legge, soprattutto per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso. Si chiama Svegliati Italia questa manifestazione, cosa ne pensa lei? Indifferente, ormai... Lei dice comunque sia... Sì, ma il mondo è fatto così. Per lei va bene. Ma io sa perché sono con... Io sono a favore, perché... Tu mi devi dire, somene, cui cria Gesù Cristo. Giusto. E se fosse un figlio mio, sì, l'ha creato Dio. Certo. Io comunque la ringrazio per quello che ci ha detto oggi. Se fosse un figlio mio, io che farei? Ve lo abbracciate e dite che li volete bene, lo amate lo stesso. Ma è normale. E certo. Lui, da mamma. Ma lui ha chiamato a me il momento al mondo. Certo. No. No, dico, l'avete messo voi al mondo. Il figlio è un piacere, crescerlo è un dovere, potete fare i cazzi tuoi. Grazie signora, buona giornata. Vai. Allora, dai, siamo qui oggi a Piazza Prefettura a Catanzaro per manifestare, come in tutte le piazze italiane, 100 piazze italiane, Svegliati Italia, cosa ne pensi? Svegliati Italia è molto interessante. No, ieri sera mi veniva da fare una riflessione molto interessante circa le finestre del Pirellone che si sono illuminate, sì, con Family Day, sì, il marchio dello slogan Family Day. Però avevo fatto questa riflessione: i soldi dei contribuenti che servono a tenere le luci accese del Pirellone sono anche i soldi dei contribuenti gay della regione Lombardia. Per cui è un bel paradosso che quelle luci vengano tenute accese anche con i soldi dei nostri, fra virgolette, colleghi lombardi, a cui rivolgo un grande saluto. Un po' è la questione che tutte le persone pagano le tasse, quindi anche gay, lesbiche, transgender, e dovrebbero avere gli stessi diritti dinanzi alla legge. Purtroppo il paradosso è proprio questo: con i nostri soldi tengono accese le luci di quelle finestre, purtroppo poi i nostri diritti vengono calpestati, e noi oggi siamo scesi in piazza proprio per questo. Perfetto, buona manifestazione, buon Svegliati Italia. Grazie. Perché sei qua oggi? Perché è giusto, punto. È giusto, Svegliati Italia si chiama la manifestazione, è in 100 piazze italiane, anche la CGIL è qua oggi. Ed è doveroso che la CGIL sia presente, anche perché è un'iniziativa a livello nazionale. Vabbè, noi abbiamo, come dire, aderito all'iniziativa da subito e ci siamo fatti promotori. Punto, non c'è bisogno di aggiungere altro, è giusto. È un momento che il nostro paese si doti di uno strumento legislativo che sia, come dire, alla portata di tutti. Perfetto, grazie e buona manifestazione. Prego. Salve, buongiorno, le posso fare una domanda?
oggi c'è una manifestazione qua in 100 pezzi italiani, si chiama Svegliati Italia per l'uguaglianza di tutte le persone dinanzi alla legge, parliamo di coppie dello stesso sesso. Cosa ne pensa? Io ne penso che va bene. Va bene. Va bene così. Quindi possiamo andare avanti? Perché no? La ringrazio, buona giornata. Grazie. Salve, le posso fare una domanda? Velocissimo, 23 gennaio 2016 oggi, e in 100 piazze italiane ci sta questa manifestazione che si chiama Svegliati Italia per l'uguaglianza di tutte le coppie dinanzi alla legge. Cosa ne pensa? Un'iniziativa coraggiosa e interessante per molti punti di vista. Quindi lei comunque è favorevole? Sì, no, ma io sono sempre favorevole ai diritti, diciamo, della sessualità, della religione, diritti individuali dell'uomo. Ecco. Perfetto, la ringrazio, buona giornata. Grazie. Liberi.tv, 23 maggio, piazza Prefettura Catanzaro, Svegliati Italia. Perché è importante essere qua oggi come in tutte le altre 100 piazze italiane? È importante essere qui oggi perché stiamo lottando per riconoscere dei diritti umani, quelli che tutti noi dobbiamo avere. Siamo dei semplici umani, esseri umani, siamo in piazza per essere una famiglia umana e richiedere, riconoscere dei diritti che sono insiti in noi. Riccardo, secondo te c'è differenza tra una coppia e quindi una famiglia formata da persone dello stesso sesso o di persone di sesso diverso? Non c'è nessuna differenza. Oltre alle coppie, anche i ragazzi, già da giovani, vanno contro al suicidio, non riescono a crescere in una società normale, quella che loro chiamano normale. Non è solo eterosessuale, ma anche omosessuale, bisessuale. Non c'è nessuna differenza. Questa manifestazione, in realtà, secondo me, non ci dovrebbe nemmeno essere. Non per il fatto che noi non dobbiamo richiedere diritti, ma perché questi diritti, ripeto, sono diritti umani, sono in tutti noi e nemmeno i ragazzi, ripeto, i ragazzi giovani come quelli di 15 anni, come Aleandro in Sicilia, qualche mese fa si è tolto la vita a 15 anni solo perché in questo paese non vengono riconosciuti dei diritti, un ragazzo non può prendere la mano del suo ragazzo, la ragazza non può prendere la mano della sua ragazza perché veniamo cacciati, veniamo gridati, veniamo pestati e uccisi. Questo non è concepibile nel 2016 e penso che noi dovremmo semplicemente diventare normali, tutti normali. Allora, da questa piazza, piazza Prefettura, messaggio di uguaglianza, messaggio di laicità e soprattutto Svegliati Italia è ora. Svegliati Italia e l'amore è amore. Ciao. Dite tutti insieme, era...